E siamo ancora insieme. Chi è che la cantava sta canzone? Non me la ricordo più. Siamo ancora insieme, siamo ancora qua. Che faccia, che cesso. Così c'è il riflesso. Niente, devo tenere la cessitudine. Va bene, pazienza, è la vita. No, stavo pensando, no? A come... casuale il fatto che uno a un certo punto viene partorito dall'utero materno e dica: oh cazzo, che culo, sono nato a Manhattan in una ricca famiglia di imprenditori edili, yeah. E in un'altra parte del mondo c'è un'altra vagina che pelle un feto e dice: voilà, che sfiga, sono nato in Etiopia in mezzo alle mosche e alla merda di vacca per le strade e non abbiamo niente da mangiare e si muore di sete e di AIDS. Non c'è un perché. Uno nasce a Manhattan ricco, un altro nasce in Etiopia povero e probabilmente è destinato a morire presto. No, questo ragionamento per dire che io prima mi stavo chiedendo che cos'è la cosa peggiore che possa capitare a un essere umano? Qual è la cosa peggiore che possa capitare a un essere umano? La bruttezza, ma forse le violenze subite magari da piccolo, anche senz'altro. Una dittatura, vivere, nascere e crescere sotto una dittatura, certo, assolutamente sì. La disoccupazione. Piaga tremenda, angoscia, sì, anche essere povero, essere povero è una bella sciagura, ma essere povero in un paese benestante, ricco, è una cosa. Tu non c'hai da mangiare, stai male, ti senti una merda. Hai la depressione, ti vorresti buttare dal quinto piano, però diciamo che mangiare comunque in qualche modo, o c'hai un vicino di casa, un'amica, qualcuno, esci per strada e chiedi piatto di minestra a qualcuno, c'è la mensa dei poveri a Milano, ce n'è più di una, la Caritas, che ne so, mangiare, mangi, non hai un cazzo da metterti addosso. Sempre la Caritas o qualche parrocchia, associazione religiosa, insomma, vivi, vivi fisicamente, vivi male, ma vivi. Ma se tu sei povero, in un paese povero, io adesso ho detto l'Etiopia perché mi è venuto in mente l'Etiopia, ma ce ne sono molti al mondo di paesi veramente poveri, la miseria. Se tu nasci povero in mezzo alla miseria, in un paese dove c'è la povertà, tu hai fatto i tuoi conti, hai chiuso baracca e burattini prima ancora di avere la baracca con i burattini. Non l'hai mai avuta proprio. Sei ammalato, non ti puoi curare. Subisci dei soprusi, delle violenze, non ti difende nessuno. Sei morto da subito. Per questo io penso che è vergognoso, fare una politica contro i clandestini. Perché è vero che fra i clandestini probabilmente arriva anche la criminalità, ma la criminalità esisteva anche prima che arrivassero i clandestini in Italia, che arrivassero gli immigrati, no? In Italia. La criminalità l'abbiamo inventata noi, siamo stati noi a portarla in America, la mafia, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Cazzo, come si fa a rifiutare l'ospitalità a delle persone che vivono de merda in un paese ancora più de merda. Non lo so, come si fa a concepirla sta cosa? Vabbè, arrivederci da Maddalena.